vivere o morire. Boom di dimissioni a Kiev. Tentativi di escalation nel Baltico. Kiev propone a Minsk un patto di non aggressione. Germania. Il conflitto vale il 4,5% del PIL. Stati Uniti. Continuano i pellegrinaggi a Taiwan. Dopo Huawei e TikTok, anche le università cinesi nel mirino occidentale. Serbia. Il ricatto occidentale continua. Pakistan tra blackout, debiti e dedollarizzazione. Ergastolo sì, ma non per tutti. Il viaggio interstellare continua. In Ucraina è cominciata una nuova spartizione della torta, lo scrive sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, commentando le notizie delle dimissioni di diversi dirigenti governativi ucraini. Di questa torta, aggiunge la portavoce, è rimasto solo un pezzo, ma questi vampiri insaziabili continuano a spartirsela. Parole diverse, ma significati simili anche per Alexei Arjustovich, che dopo essersi dimesso dal ruolo di consigliere presidenziale in Ucraina si abbandona a rivelazioni fino a pochi giorni fa per lui improponibili. Siamo in una storia che non guidiamo più noi. Kiev ha perso l'occasione di ottenere una sconfitta militare della Russia e si è trasformata in una squadra utilizzata da altri giocatori. Non a caso dunque arrivano le dichiarazioni del generale Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore russo e massimo responsabile delle operazioni in Ucraina. Gerasimov, intervistato dal quotidiano russo Argumenti e Fakti, precisa che le riforme militari annunciate da Mosca sono una risposta all'ambizione espansionistica della NATO a spese di Svezia e Finlandia, così come all'uso dell'Ucraina come strumento per innescare una guerra contro la Russia. Di più, oggi la fregata Admiral Gorshkov, dotata di missili ipersonici Zircon, è stata avvistata nell'Oceano Atlantico in acque internazionali, a una distanza di tiro dalla costa degli Stati Uniti d'America. Gli scopi principali della missione della fregata nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano sarebbero la prevenzione delle minacce alla Russia e il mantenimento della pace e della stabilità insieme ai paesi amici. Gli stessi obiettivi che si prefiggono le marine militari di Sudafrica, Russia e Cina nelle esercitazioni congiunte, previste dal 17 al 27 febbraio prossimi, proprio in Sudafrica. Mentre in Europa, 12 paesi come Spagna, Paesi Bassi, Finlandia, Danimarca forniranno all'Ucraina circa 100 carri armati Leopard 2 se il governo tedesco darà il suo consenso, come pare stia dando. Berlino, pressata da Washington, sta per dipanare la matassa, mentre Varsavia non arretra e annuncia che chiederà addirittura all'Unione Europea un risarcimento per il costo dell'invio dei carri armati all'Ucraina. Mentre il Wall Street Journal prevede a breve l'annuncio che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina i loro carri armati Abrams. Tutto ciò per convincere al più presto la Germania a sbloccare la fornitura dei suoi tank Leopard. Nelle mani della Germania ancora una volta passa la storia. Vivere o morire. Accettare un nuovo mondo multipolare ammettendo così la sconfitta del neoliberalismo finanziario o sopravvivere tra stenti, miseria e sangue. Mosca d'altronde, e Berlino questo lo sa bene, sta combattendo una battaglia per la sopravvivenza e potrebbe essere disposta a impiegare tutte le risorse strategiche necessarie. L'incontro a Ramstein e l'assegnazione di armi pesanti a Kiev non lasciano dubbi sul fatto che i nostri nemici cercheranno di logorarci per un periodo di tempo indefinito o preferibilmente di distruggerci. Ha scritto così sui social l'ex presidente russo Dmitry Medvedev. Secondo Medvedev, tuttavia, questo sforzo potrebbe presto ritorcersi contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Mosca, infatti, ad oggi non ha mai perso una guerra, semplicemente perché crede nella sacralità della vita. Margherita Furlan, Fabio Belli, TG Sole 24. Dopo Arjustovich segue un boom di dimissioni tra i funzionari di Stato dell'Ucraina. È di oggi, infatti, la notizia secondo cui il vice capo dell'ufficio presidenziale, Kirilo Timoshenko,
avrebbe rassegnato le proprie dimissioni e verrà sostituito dal capo dell'amministrazione militare della regione di Kiev, Alexei Kuleba. Alle dimissioni di Timoshenko si aggiungono poi, come riferisce la Ukrainskaya Pravda, quelle del vice procuratore generale Alexei Simonenko e del vice ministro della difesa Vyacheslav Shapovalov. La rinuncia all'incarico da parte di Shapovalov, responsabile della logistica delle forze armate ucraine, arriva dopo lo scandalo sull'acquisto di cibo a prezzi maggiorati per l'esercito ucraino, mentre Simonenko, secondo quanto riporta il quotidiano ucraino, si sarebbe licenziato dopo essersi recato in Spagna per una vacanza a fine dicembre. Il presidente ucraino Zelensky, infatti, proprio ieri ha stabilito per decreto che per tutta la durata della legge marziale ai funzionari statali è proibito viaggiare all'estero se non per motivi ufficiali. Nel corso della giornata sono arrivate anche le dimissioni dei capi delle regioni di Dnipro, Kherson, Sumy e Zaporozhia, nonché di due viceministri per lo sviluppo regionale e del viceministro alle politiche sociali. Gli scandali emersi in questi giorni e l'annuncio da parte di Zelensky la scorsa domenica 22 gennaio di prendere provvedimenti contro la corruzione dilagante nel suo governo pare abbiano avuto l'effetto di lasciare il vuoto intorno al presidente ucraino, che ora dovrà circondarsi di nuovi fedelissimi in un momento in cui il conflitto con la Russia minaccia di allargarsi oltre misura. Fuga di massa o inasprimento del conflitto in base al dettato di Washington? I tempi di una possibile sostituzione di Zelensky daranno una risposta all'inquietante domanda. Elisa Angelone, TG Sole 24. Sullo sfondo della crisi diplomatica con la Russia, l'Estonia potrebbe bloccare il passaggio nel Golfo di Finlandia alla Russia. Pare infatti che il Ministero degli Esteri estone abbia chiesto al governo di introdurre una zona contigua nel Golfo di Finlandia, il che significherebbe chiudere il corridoio di 3 miglia di acque internazionali nel Mar Baltico. Questa mossa, riferiscono le autorità estoni, rappresenterebbe un diritto legale dell'Estonia e consentirebbe al paese di effettuare perquisizioni su navi militari e civili che transitano nel Golfo di Finlandia. Per Tallinn ciò avrebbe un impatto positivo non solo sulla sicurezza, ma anche sulla tutela dell'ambiente e dei beni di natura archeologica presenti nell'area. Ma la tempistica appare quantomeno curiosa, dato che la Russia ha in questa zona uno dei suoi porti più importanti, quello di San Pietroburgo, che risulterebbe bloccato allo stesso modo della flotta russa del Baltico. Secondo le autorità di Kaliningrad, quindi, la manovra palesa un'indubbia provocazione nei confronti di Mosca. L'escalation sul Baltico è a due passi dall'avverarsi. Elisa Angelone, TG Sole 24. Oggi, 24 gennaio, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che Kiev avrebbe proposto a Minsk di firmare un patto di non aggressione. Lukashenko, citato dall'agenzia Belta, ha sottolineato il carattere contraddittorio dell'offerta ucraina, commentando: «Gli ucraini da un lato ci chiedono di non entrare in guerra contro l'Ucraina e ci propongono un patto di non aggressione, dall'altro stanno preparando un mix esplosivo armando militanti ai nostri confini». Mentre Mosca e Minsk cooperano strettamente a livello di sicurezza, la Bielorussia si è finora sempre astenuta dall'inviare le proprie truppe in Ucraina, ma Kiev si dice preoccupata che la Russia possa usare il suo alleato bielorusso per attaccare il paese da nord. Lukashenko, invece, accusa l'Occidente di utilizzare questo come pretesto per ammassare miliziani ai confini della Bielorussia con l'obiettivo di destabilizzare il paese. Come nel 2020, ha ricordato oggi il presidente bielorusso, affermando che Minsk reagirà duramente a qualsiasi tentativo di destabilizzazione. La Polonia e la Lituania poi hanno perso completamente la testa, ha aggiunto Lukashenko, riferendosi ai due paesi che, fra le altre cose, premono affinché Bruxelles imponga nuove sanzioni contro Minsk. A che pro tutto questo? Non è chiaro. Per questo saremo costretti a reagire con fermezza, ha concluso il leader bielorusso. Elisa Angelone, TG Sole 24. Per
Per l'economia tedesca, il costo della guerra in Ucraina nel 2023 ammonterà a 175 miliardi di euro, pari a 2.000 euro pro capite. È quanto afferma l'Institut der Deutschen Wirtschaft, un organismo privato tedesco specializzato in studi economici con sede a Colonia, la cui ricerca ha messo a confronto la situazione attuale con uno scenario in assenza di guerra e quindi senza alti prezzi dell'energia o problemi relativi alla logistica. I calcoli finali hanno fatto registrare una perdita pari a circa il 4,5% del prodotto interno lordo. L'istituto ha anche sottolineato che a questo sviluppo si è aggiunta una situazione già difficile maturata nel periodo di dichiarata pandemia, che aveva fatto registrare un danno equivalente, ridottosi poi a 125 miliardi nel 2021 e 120 miliardi nel 2022. Una perdita che nel quadriennio 2020-2023 sarebbe dunque vicina a quota 600 miliardi di euro. Oltretutto, le previsioni degli analisti di Colonia sono tutt'altro che rosee, viste le incertezze e gli alti costi nel settore energetico, la conseguente crescita dei prezzi delle materie prime e dei prodotti, nonché la significativa riluttanza agli investimenti che vede, come in tutta Europa, un calo della domanda da parte delle famiglie. Non andrà tutto bene. Fabio Belli, TG Sole 24. Il nuovo speaker della Camera degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, potrebbe visitare Taiwan entro l'anno. Lo riporta la testata online Punchbowl News, secondo cui l'esercito statunitense starebbe elaborando piani per garantire la sicurezza di McCarthy per un viaggio che potrebbe avere lo stesso protocollo di quello del suo predecessore Nancy Pelosi, che nell'agosto del 2022 spinse la Cina a lanciare massicce esercitazioni militari intorno all'isola. Durante le visite di esponenti del Congresso degli Stati Uniti, che hanno seguito il viaggio della Pelosi, Pechino ha infatti sempre aumentato l'allerta militare. Secondo il governo cinese, tali visite sarebbero una violazione della politica una Cina a due sistemi, secondo cui Pechino sarebbe l'unico governo della Cina. Tuttavia, l'entourage di McCarthy non ha ancora confermato ufficialmente di volere visitare l'isola, nonostante egli stesso avesse detto che gli sarebbe piaciuto visitare Taiwan se fosse stato eletto speaker. Secondo gli analisti di Eurasia Group, una società di consulenza sui rischi politici con sede a New York, la fuga di notizie della visita dello speaker repubblicano potrebbe suggerire che la Casa Bianca starebbe cercando di anticipare la questione, in completa antitesi al modus operandi attuato con la Pelosi, ma allo stesso tempo creare un precedente in modo da instaurare un canale permanente di contatto tra Taiwan e Washington. Il tutto per tenere vivo il focolaio di uno scenario bellico più a est. Fabio Belli, TG Sole 24. Sono oltre 40 gli atenei britannici che collaborano abitualmente con università e istituzioni cinesi. Legami che la stampa britannica considera altamente rischiosi, come recita un titolo apparso negli ultimi giorni sulle pagine del Times. Il quotidiano di Londra rivela infatti come decine di accademie e politecnici del Regno Unito, Cambridge incluso, abbiano lanciato progetti di cooperazione con organismi cinesi che in qualche modo sembrerebbero essere collegati allo sviluppo di armi, allo spionaggio o al presunto genocidio della minoranza uigura. Ragion per cui, avverte il giornale britannico, bisognerebbe seriamente preoccuparsi, dal momento che la collaborazione in ambito educativo potrebbe essere in realtà un cavallo di Troia che consentirebbe a Pechino di mettere le mani sulla ricerca britannica per utilizzarla in campo militare, a fini di spionaggio o in violazione dei diritti umani. L'articolo del Times viene pubblicato in un momento di grande tensione fra Cina e Occidente, con la questione di Taiwan al centro dell'escalation. Dopo aver tagliato i ponti fra Russia ed Europa, Washington sembra adesso più che mai intenzionata a mettere all'angolo il gigante asiatico, sebbene Pechino sia stato e continui ad essere
una colonna portante del processo di globalizzazione sviluppatosi negli ultimi decenni. Prova ne sia la partnership fra le università occidentali e quelle cinesi, portata alla luce lo scorso autunno anche da un think tank australiano, che aveva denunciato come il Partito Comunista avrebbe utilizzato la collaborazione accademica internazionale per accrescere le proprie capacità militari. All'epoca la stampa cinese definì le accuse come una totale assurdità, ma intanto sia la stampa che i governi filo-statunitensi stanno scavando un fossato sempre più profondo fra Pechino e il mondo occidentale. Basti pensare alla questione di Huawei, già messa al bando dall'amministrazione Trump, o al cerchio che si sta stringendo nelle ultime settimane intorno a TikTok, che potrebbe presto essere messo fuori legge da Washington. Fino a che punto arriverà questo disaccoppiamento è però difficile da dire. Non solo perché, a detta di molti analisti, la compenetrazione economica dell'Occidente con la Cina è ben più rilevante di quella con la Russia, ma anche perché lo stesso disaccoppiamento da Mosca si sta spesso rivelando più teorico che pratico, come dimostra il fatto che neanche il 10% delle aziende occidentali ha deciso di abbandonare il paese di Vladimir Putin. Jonathan Chatillard, TG Sole 24. Ieri, 23 gennaio, le forze speciali kosovare hanno nuovamente aperto il fuoco contro due kosovari di etnia serba fermati ad un posto di blocco, che, stando alle leggi internazionali, non avrebbe dovuto esserci. Colpita al petto, una delle due vittime è stata trasportata all'ospedale di Kraljevo. Petar Petković, commissario del governo serbo nella regione di Kosovo e Metohija, ha confermato che intorno alle 11.30 del mattino gli agenti del ROSU hanno sparato raffiche di mitra contro due automobilisti serbi, evidentemente colpevoli di aver protestato contro il posto di blocco. Incidenti di questo tipo, ammesso che si possa parlare di incidenti, si ripetono da mesi. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha per questo recentemente incontrato il consigliere del Dipartimento di Stato statunitense Derek Chollet, invitandolo a riconoscere non soltanto gli sforzi serbi per il mantenimento della pace, ma anche a prendere atto delle continue provocazioni contro i serbi residenti nell'area. La settimana scorsa Vučić ha incontrato inoltre i rappresentanti di Unione Europea, Francia, Germania, Italia e Stati Uniti, che stanno spingendo per la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo e che in questa occasione gli avrebbero dato un ultimatum. Devi accettare questo piano, altrimenti dovrai affrontare un'interruzione del processo di adesione all'Europa, un blocco e un ritiro degli investimenti e una serie di misure economiche e politiche che danneggeranno molto la Serbia, ha riferito Aleksandar Vučić. La Serbia deve rimanere sulla strada verso la UE, altrimenti saremo perduti economicamente e politicamente, ha riconosciuto il presidente. Non accetterò che restiamo soli e isolati, ha aggiunto Vučić, specificando che il Parlamento serbo dovrebbe esaminare questa proposta per un possibile referendum. Aleksandar Vučić ritiene che queste forti pressioni siano una conseguenza del nuovo contesto geopolitico nato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Stanno perseguendo una politica che mira a sconfiggere la Russia e tutto ciò che si frappone deve essere eliminato, ha aggiunto. L'intero Occidente collettivo, così attento ai diritti e all'autodeterminazione dei popoli asserviti, nel caso della Serbia invece punisce a muso duro. Jeff Hoffman, TG Sole 24. Ieri, 23 gennaio, la rete elettrica pakistana ha subito un blackout lasciando milioni di persone senza elettricità. Si tratterebbe del secondo guasto del genere nel giro di 3 mesi, che, secondo il Ministero dell'Energia, sarebbe causato da un'eccessiva domanda di utenza. Il ripristino della rete elettrica è avvenuto solo parzialmente dopo 6 ore dalla segnalazione del guasto che ha messo in ginocchio anche ospedali, fabbriche e scuole. Secondo funzionari del Ministero, il sistema elettrico del Pakistan soffrirebbe di una debolezza strutturale e avrebbe bisogno di un adeguamento tecnologico che al momento il paese non sembra potersi permettere per i problemi di indebitamento con il Fondo Monetario Internazionale.
Tuttavia, oltre all'Occidente, anche il nuovo mondo multipolare potrebbe venire in soccorso del Pakistan, che conta 220 milioni di abitanti, visto che, nell'ambito di un progetto strutturale della nuova Via della Seta, la Cina ha già investito molto nel settore energetico pakistano. Sempre in ambito energetico, nei giorni scorsi, Mosca e Islamabad hanno raggiunto un accordo per la compravendita di petrolio e gas con transazioni che saranno regolate in valute diverse dal dollaro. Fabio Belli, TG Sole 24. Il 19 gennaio scorso la Corte di Assise di Cagliari ha condannato all'ergastolo e all'isolamento diurno la dottoressa Alba Veronica Puddu. Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto il medico colpevole di omicidio volontario aggravato per uno dei tre pazienti deceduti, circonvenzione di incapace per tutti e tre i casi finiti sotto processo e truffa per due delle parti civili. La colpa, stando a quanto emerso dalle carte processuali, è quella di aver proposto ai tre pazienti oncologici delle cure alternative e complementari a quelle previste dal protocollo nazionale. Più precisamente, la dottoressa Puddu avrebbe curato i tre pazienti con ultrasuoni, radiofrequenze e funghi. Il pubblico ministero Giovanna Moro aveva chiesto una pena di 24 anni, ma la Corte ha fortemente inasprito la sentenza, applicando alla dottoressa una misura che nella storia giuridica di questo paese è sempre stata usata esclusivamente per gravi reati di mafia e terrorismo. Intanto, mentre si discute sulla legittimità dell'ergastolo ostativo e delle misure volute dal giudice Giovanni Falcone, il paese corre il rischio che qualche boss mafioso venga rimandato a casa dopo uno strano regalino. Jeff Hoffman, TG Sole 24.